Grande partita del Siracusa che batte per 1-0 la Forte Viterbese nel recupero della quinta giornata di annata. Ancora assente Turati per infortunio, Raciti sempre col 4-2-3-1 con Naffara di Sabatino, Bertole e Bruno davanti a Crespino, Ottavale e Fricano a centrocampo con Palermo, Tiscione e Soarè dietro Catania. Subito Viterbese in avanti col sinistro di Mignanelli parato da Crespino. Immediata la reazione azzurra col cross di Daffara, testa di Catania con Soarè che non ci arriva. Bello schema su punizione retusea con Tiscione che appoggia Catania a sinistro, a lato. Ancora Mignanelli da distanza siderale, ma Crispino c'è. Ospiti pericolosi con Baldassin che da centro area svirgola alta la sfera. Rigore macroscopico non dato su Soarè, poi Tiscione su assist di Catania impegna Valentini. Luppi fallisce una clamorosa palla gol strozzando troppo il tiro. Stavolta la regola non scritta del gol sbagliato, gol subito, premia gli azzurri. Poco dopo la mezz'ora, infatti, gli aretusei passano grazie a Filippo Tiscione che batte in diagonale Valentini. Sulle ali dell'entusiasmo, Ottavale si produce in una rovesciata all'incrocio dei pali, messa in angolo dal portiere ospite. Punizione di Tiscione, testa di Bertolo e palla sulla traversa. Nella ripresa parte forte la Viterbese, sinistro in corsa di Polidori fuori, ancora Polidori arriva in ritardo su un cross dalla destra. Il Siracusa soffre e allora Raciti inserisce Parisi per Soarè, Tiscione telefona una punizione a Valentini. Del Col sostituisce Ottavale e Russini Fricano. In questo modo Raciti chiude le fasce ai gialloblu e anzi è Parisi di piatto a giro a sfiorare il raddoppio in contropiede. Non succede più nulla nei 5 minuti di recupero. Gli azzurri festeggiano per una grande prestazione. Domenica prossima, ancora in casa contro un'altra laziale, il Rieti di Eziolino Capuano.